La promessa, anticipazioni. Jimena sempre più instabile. Lunedì, 22 luglio 2024. Feliciano prende la decisione di testimoniare su quello che è successo a suo padre ed ammettere di essere coinvolto nell'omicidio per difesa perché il padre era una persona violenta. Teresa è fiera della decisione presa dal fidanzato, ma allo stesso tempo ha un grande timor, perché è molto difficile che venga riconosciuta la legittima difesa in un caso come questo. Jimena continua ad accusare tutti della fine del suo matrimonio e della partenza con Manuel. Cruz la mette con le spalle al muro dicendo che lei è l'unica responsabile di come sono andate le cose e probabilmente lei e il marito non erano compatibili. Curro è sul punto di rivelare a Margarita i veri motivi della stanchezza di Martina e del suo strano comportamento. I toni duri che la donna usa verso sua figlia però lo fanno desistere, nella convinzione che Margarita non capirebbe davvero la sofferenza di sua figlia. Nel frattempo Alonso, preoccupato dai modi di fare di Jimena che sembrano essere in peggioramento, chiede ad Abel di visitarla e di capire se ci sia qualcosa che non va nella sua salute mentale. Martedì, 23 luglio 2024. Abel visita Jimena e le fa delle domande, dopodiché giunge alla conclusione che la situazione sia preoccupante. Abel ritiene che la donna sia instabile e paranoica e perciò dice ai marchesi che dovrebbe essere fatta visitare da uno specialista, uno psichiatra che potrebbe anche prescriverle dei farmaci per migliorare. Curro chiede ad Alonso di impedire la sua partenza per Londra perché non intende lasciare la promessa. Il marchese intercede con Lorenzo, mentre Margarita intima a Curro di non intromettersi più nei loro affari e di non parlarle più in quel modo di Martina. Salvador scopre che Valentin si intrufola di notte nella stanza di Maria Fernandez, anche se lo fa soltanto per osservarla. Non lo vede di buon occhio e pensa che possa rappresentare un pericolo per Maria. Anche lei si sente a disagio, ma al momento le dispiacerebbe allontanarlo. Petra cerca di convincere Feliciano a non andare alla Guardia Civile, perché significherebbe porre fine alla sua vita e passare tutto il tempo che gli rimane in carcere. Intanto Mauro inizia a diventare più pratico come maggiordomo e risolve una serie di problemi che si presentano tra la servitù. Si scopre che in realtà questi problemi non esistevano ma erano stati inventati da Romulo e Pia per metterlo alla prova. Mercoledì, 24 luglio 2024. Petra fa a Feliciano una rivelazione che lo lascia sconcertato. Teresa lo sta aspettando per andare insieme a lui alla Guardia Civile, ma Feliciano scompare nel nulla, lasciando la donna estremamente preoccupata e senza capire cosa sia successo. Il comportamento di Jimena diventa sempre più irregolare ed il suo bersaglio è sempre Catalina, la quale secondo lei sarebbe la responsabile della partenza di Manuel e della fine del suo matrimonio. Alonso dice a Cruz che forse sarebbe il caso di mettersi in contatto con i genitori di Jimena per farla portare via almeno per un periodo di tempo. Lorenzo è in difficoltà visto che anche Alonso intercede per Curro e prova in tutti i modi a convincere il ragazzo a partire per l'Inghilterra. A peggiorare la situazione c'è Cruz che dice al cognato che deve darsi da fare per convincere Curro a lasciare la promessa, altrimenti sarà un problema per tutti. Alla promessa deve arrivare un importante uomo d'affari con cui Catalina doveva parlare, ma la ragazza sceglie di rimandare l'incontro per via della delicata situazione di salute di Jimena e nel timor che possa accadere qualcosa. Giovedì, 25 luglio 2024. Jimena va su tutte le furie contro Catalina nel corso di un'ennesima discussione in cui la accusa, tra le altre cose, di essere l'unica persona a sapere dove si trovi Manuel. Jimena finisce per attaccare fisicamente la ragazza e quindi anche gli altri intervengono, compreso Abel che somministra dei farmaci a Jimena nel tentativo di tranquillizzarla. Le condizioni di salute di Romulo sembrano migliorare, ma il medico gli dice che comunque non è pronto per tornare a lavorare e dovrà riprendere le sue attività del passato con gradualità per non affaticarsi troppo. L'arrivo dell'uomo d'affari con cui Catalina doveva incontrarsi viene rimandato, mentre Hieronimo si assicura che sia comunque tutto pronto per un futuro incontro non appena le condizioni di Jimena miglioreranno. Con grande sorpresa di tutti, dopo la somministrazione dei farmaci la donna sembra essere molto più tranquilla e distante e non sembra più esserci traccia della grande agitazione dei giorni passati. In realtà sembra che Jimena stia valutando la situazione ed abbia capito che non sia utile per lei apparire sempre aggressiva ed instabile.
venerdì 26 luglio 2024. Lorenzo annuncia che presto Curro andrà al collegio inglese e quindi partirà e lascerà la promessa. La cosa scatena la rabbia di Curro, che per il momento non ha consentito in nessun modo alla partenza, nonostante le pressioni di Lorenzo. Martina reagisce con indifferenza e freddezza alla notizia, cosa che fa preoccupare ulteriormente Curro sul suo stato di salute. Feliziano ha rinunciato ad andare alla Guardia Civile e sembra aver chiuso i rapporti con Petra per ciò che le ha detto. Al momento però Feliziano non se la sente di confessare questa verità a Teresa e quindi si allontana anche da lei. Simona è impaziente di vedere suo figlio dopo tanta attesa, ma Valentin le dice che deve aspettare e che comunque Antonito si farà vivo quando sarà il momento. Martina si lascia andare alla disperazione quando è da sola per via della partenza di Curro. Il ragazzo se ne accorge e vive un ultimo momento di passione con lei prima della partenza che dovrebbe separarli per sempre. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi cosa farà Jimena ora che sta dimostrando di essere così instabile? A voi i commenti.